Franco Mengoni, il 75enne che all'alba di martedì ha accoltellato la moglie, Franca Fioravanti, 79 anni, nella loro casa in via Fiorentina, è stato trasferito dal carcere della Dogaia al reparto di psichiatria dell'ospedale di Prato. Così ha deciso oggi il giudice delle indagini preliminari. Insieme alla convalida dell'arresto per tentato omicidio è stata dunque disposta la custodia cautelare in un luogo di cura, in attesa anche di sapere se sarà accolta la richiesta della procura di sottoporre l'anziano a una perizia psichiatrica per valutare la sua capacità di intendere e volere ed esaminare l'eventuale pericolosità sociale. Una scelta dettata dal fatto che la vicenda ruota attorno a una vita di coppia normale, almeno all'apparenza. Gli investigatori non hanno rintracciato al momento nessun elemento capace di fare anche solo immaginare quanto successo. Una vita normale di due anziani coniugi alle prese ultimamente con qualche problema di salute, più che altro con qualche acciacco dovuto anche all'età. Non c'è, o meglio non ci sarebbe, un movente in grado di spiegare il motivo di quelle quattro coltellate alla gola che hanno rischiato di uccidere la donna. Forse un gesto d'impeto, forse un raptus, roba di qualche secondo, considerato che è stato l'anziano stesso a telefonare al 118 per chiedere aiuto. Intanto arrivano buone notizie dall'ospedale. I medici hanno sciolto la prognosi e Franca Fioravanti ha lasciato la terapia intensiva per proseguire le cure nel reparto di medicina. Forse nei prossimi giorni sarà in grado di aggiungere qualcosa al quadro tracciato dagli inquirenti, un quadro che ad oggi non mostra ombre né aloni.